Ed ora apriamo una ampia pagina dedicata agli spettacoli, cominciando da un vero evento che si svolge ogni anno in Umbria, un evento peraltro unico in Italia. È la Settimana Internazionale della Danza di Spoleto. Andate a vedere Antonello Broghini. Un giorno potremmo vederli sui palcoscenici di tutto il mondo, anche i più prestigiosi come quelli dell'Opéra di Parigi o del Teatro Bolshoi di Mosca. Sono giovani talenti, i migliori talenti della danza. E fino a domani sono impegnati a Spoleto sotto la direzione artistica di Irina Kashkova. Edizione record questa dei 25 anni della Settimana Internazionale della Danza. 350 partecipanti provenienti da 14 paesi. Spettacolo di grandissimo livello qualitativo, ma anche vera e propria esperienza di vita. La danza, sottolinea Paolo Boncompagni, ideatore e fondatore dell'evento, è applicazione, sacrificio, passione. Le selezioni si tengono nel chiostro di San Nicolò, dove è palpabile il clima di generale tensione. Ragazze e ragazzi super concentrati, attentissimi ai particolari. Del resto, l'occasione è unica perché questa di Spoleto è senza dubbio la più importante manifestazione del settore che si tiene in Italia. E domani sera il gran finale al Teatro Nuovo con la proclamazione dei vincitori del concorso. Una sorta di Oscar per i migliori giovani ballerini del mondo. Presidente di giuria Alberto Testa, il grande vecchio della danza italiana. Insomma, Spoleto ancora una volta al centro del mondo.